Ho conosciuto questa partitura nella versione per archi moltissimi anni fa. E poi è capitato che mi hanno invitato ad un concerto per il compleanno di una persona a noi molto cara a Parigi e così abbiamo pensato di proporla e questa è stata la prima volta che l'abbiamo proposta. E dopodiché ci ha accompagnato perché dopo quel compleanno abbiamo fatto questo regalo a diversi amici cari in diverse latitudini, perché Sì, pure a L'Avana abbiamo fatto, anche. anche qua in Italia. Una delle cose più interessanti di questo pezzo è che sono variazioni su uno dei temi più conosciuti nella storia della musica. Tanti Happy birthday! auguri, feliz compleanno! Questa partitura è originariamente scritta per quartetto d'archi e quindi lui ha innestato il tema di Happy Birthday su un tema tratto da un quartetto del compositore nel cui stile ha scritto la variazione, ovviamente scegliendo il movimento del quartetto giusto in cui il tema si innesta perfettamente senza snaturarlo. In altri casi non si tratta di pezzi scritti nello stile di un compositore, ma di un linguaggio diverso, Esatto, sì, abbiamo Vienna col Walzer, no? Hollywood, C'è il tango, esatto. c'è la ciarda conclusiva. È stata quasi la prima volta che suonando con un altro pianista mi sono sentito ascoltato come ho cercato sempre di ascoltare un altro pianista. Allora, dalla mia esperienza, questo fa non solo che il processo creativo musicale sia molto più ricco e interessante, se no anche che si può creare una terza entità nella quale non sono più io o non è più lui, se no siamo questo duo che ha forse un altro colore di suono, un'altra anche visione musicale. E è molto interessante perché Cioè, io mi sento stimolato, non mi sento attaccato se sento che tu fai una cosa diversa. E mi certo. viene più da, non voglio dire imitarti, ma andare nella tua direzione per esplorarla. E allora questa cosa effettivamente è estremamente interessante. Certo. E devo dire che anche c'è una cosa importantissima che anche forse è quello che fa funzionare quello è che evidentemente tutti e due, ossia, sentiamo ammirazione per quello che fa l'altro, perché Questo è funziona. normale che se hai un'idea diversa forse a quella che hai, però da un artista che ti muove dentro, che ammiri, che veramente ti fa, ossia, arrivare a un mondo diverso, penso che qualsiasi artista intelligente, si apre, la segue. Quando si è trattato di scegliere il primo progetto per Extended Plays, avremmo potuto iniziare da tante altre cose, però abbiamo proprio voluto iniziare con questo pezzo anche come forma di augurio per questa avventura che nasce e che spero vedrà insomma, tanti altri nostri progetti che abbiamo in testa e che speriamo di realizzare al più presto.